Il 1896 è la data ufficiale della nascita della Federazione Universitaria Cattolica Italiana, della FUCI. Questa data però va spiegata approfondendo un momento, quello che è stato il contesto storico e il clima culturale in cui la FUCI prende vita. Il contesto storico è quello del Risorgimento italiano, in cui il cattolicesimo si trova ai margini di questo processo e assume un atteggiamento di intransigenza verso il nuovo Stato, di non partecipazione alla vita politica con il famoso non expedit, e tutto questo in un clima culturale in cui la predicazione mazziniana, la diffusione della massoneria ha seminato il terreno di semi di laicismo, semi di anticlericalismo, e tutto questo vedrà l'università italiana, che allora conta pochi atenei, una decina di atenei in tutto il paese, pari a 11-12 mila studenti al momento dell'unificazione nazionale, vedrà emarginare la presenza dei cattolici. Ne farà le spese, come sappiamo, il giovane Toniolo, che entrerà in cattedra a Pisa, ma con tante difficoltà, e verrà avversato lungo il periodo del suo insegnamento. Ebbene, in questo clima i giovani universitari cattolici spontaneamente in più punti del paese decidono di mettersi insieme. Gli universitari cattolici si mettono insieme a Genova, dove nasce un circolo di cui è segretario dalla Chiesa, che sarà poi Benedetto XV, si mettono insieme a Pavia, dove fondano il circolo Severino Boezio, si mettono insieme a Roma, dove nasce un circolo universitario particolarmente intenso nella sua attività, animato da figure di grande rilievo culturale che proprio in quegli anni muovono i loro passi sulla capitale, tra questi appunto Don Romolo Murri, che avrà un grande ruolo nell'animazione iniziale della FUCI, Don Brizio Casciola, Filippo Crispolti e tanti altri. Ebbene, proprio in questa fase un raccordo iniziale tra i circoli esistenti dà vita alla Federazione Universitaria Cattolica. È un primo tentativo di collegamento che, dopo qualche anno di cammino, arriverà a maturazione nel 1896, appunto durante il congresso di Fiesole, e quando verrà fondata ufficialmente la Federazione Universitaria Cattolica Italiana. Il contesto è quello dell'Opera dei Congressi, che raccorda le varie realtà di esperienza di base che sono nate in quegli anni attraverso il movimento mutualistico, cooperativo, le leghe bianche, operaie e contadine, e cerca di coordinare tutto quello che c'è, i vari rami che nascono via via lungo il percorso di questo movimento. E appunto uno è la FUCI, che ne farà parte. Dentro l'esperienza dell'Opera dei Congressi la FUCI ci sta un po' stretta, perché è una realtà sul piano anche dei contenuti, ma anche sul piano generazionale, un po' diversa dal vecchio movimento cattolico, che proprio in quegli anni entra in crisi con l'inizio del Novecento e verrà sciolto nel 1904. Ebbene, in quegli anni il dibattito è animato anche dalla FUCI con molti interventi di contenuto, dove si caratterizza in particolare Don Romolo Murri. La fine di questa esperienza non segna però la fine della Federazione Universitaria, che continua il suo cammino all'interno anche della nuova struttura che la Santa Sede indica come raccordo del movimento dei cattolici, cioè l'Unione Popolare. In questa struttura la FUCI avrà una maggiore autonomia rispetto al passato, un'autonomia di cui si giova anche per la nuova direzione che prende in termini culturali grazie a nuovi apporti. E il barone De Matteis, che era esponente dell'intransigentismo e aveva guidato negli ultimi anni del secolo la federazione, lascia il posto a nuove figure, a Guidi, a Mauri, che rappresentano un po' il nuovo corso. E questa realtà è agevolata anche dalla presenza di un sacerdote, che sarà un po' quello che in anni seguenti rappresenterà Montini per la federazione, cioè Don Pini, che per oltre un ventennio ne è assistente, garantirà lo sviluppo e la continuità anche della federazione in base anche ai nuovi tempi che si sono aperti. Per la generazione di giovani universitari cattolici cresciuta nella FUCI nel corso degli anni 30, Sant'Ivo alla Sapienza ha rappresentato per molti aspetti un luogo identitario, una sorta di centro di gravità ideale delle loro attività e della loro sensibilità, della loro vita nell'università e nella chiesa del tempo. E questo per diverse ragioni. A pochi passi da qui c'era la sede del Circolo Romano della FUCI, ma soprattutto perché in questo rione, rione Sant'Eustachio, si consumò una delle vicende più eroiche per certi aspetti
di quegli anni, e cioè lo scontro con il regime fascista per l'educazione cattolica nel maggio del 1931. Ed è significativo che Giovanni Battista Montini, che di quella generazione fu maestro, ricordando una delle figure più luminose che tra di loro si erano distinte, quella di Sergio Paronetto, morto come Gino Righetti alla soglia dei 35 anni, ricordando ecco costui, Montini ricordava come in questi chiostri, in queste aule che allora erano la sede dello Studium Urbis, quella generazione per tante e tante volte si era data appuntamento. Sant'Ivo aveva rappresentato, disse Montini, una sorta di fuoco, un cenacolo di amicizie, di intelligenze che, capitanate da Righetti, si erano date qui appunto un incontro costante e continuo nel corso di quegli anni. La Fuci di Montini e di Righetti, nell'espressione stessa che la connota, ha rappresentato nella storia dell'azione cattolica del Novecento in generale, nella storia della Fuci stessa in particolare, una sorta di mito fondativo. E questo perché? Perché se è vero che la Fuci venne fondata da Romolo Murri nel 1896, la presenza ai suoi vertici di Gino Righetti come presidente, di Giovanni Battista Montini come assistente, alla metà degli anni 30 rappresentò una sorta di ideale rifondazione. I due arrivarono in maniera non del tutto morbida, nel senso che vennero considerati dai Fucini come gli uomini del Vaticano. Gli uomini del Vaticano perché imposti dall'alto. Righetti era il primo presidente che veniva scelto dalla Santa Sede e non eletto dai rappresentanti. Nonostante questo, i due si adoperarono da subito per una vera e propria riarticolazione di tutte le attività della Federazione. È noto che riuscirono a visitare in modo capillare tutti i circoli e tutti i segretariati, e le attività stesse vennero ripensate a partire dal calendario, dai gruppi di studio, dalle diverse realtà anche editoriali della Federazione. Nel 28 venne fondato il foglio organizzativo Azione Fucina. Ma al di là di questo, la rifondazione della Fuci avvenne soprattutto sotto un profilo culturale e ideale. La sfida più grande di quegli anni, ormai la storiografia è unanime nel riconoscerlo, lanciata da Montini e da Righetti, fu quella dell'educazione delle coscienze. Nella formazione delle coscienze si giocò la sfida principale nei confronti del regime fascista. Il regime fascista insegnava alle giovani generazioni a credere, obbedire, combattere. I Gino Righetti e Giovanni Battista Montini insegnavano ai giovani universitari della Fuci a pensare con la propria testa, a formarsi una cultura quindi propria, abbeverandosi anche alle fonti della teologia e della filosofia europea in un clima di totale asfissia culturale, e soprattutto a formarsi un proprio punto di vista, una propria opinione della vicenda ecclesiale e civile in corso nell'Italia di quegli anni. Una fede intelligente e libera, una morale rigorosa, ispirata da una fiducia in Dio ma anche in una fiducia nell'uomo, una carità fattiva e concreta, spesso lo si dimentica, che portò quei Fucini dietro a Montini nelle borgate di Roma ad aiutare i poveri attraverso le conferenze di San Vincenzo, ma soprattutto una cultura capace di dialogare con la modernità, con tutti gli strumenti che la modernità mette in mano all'uomo per comprendere il proprio tempo. In un'epoca in cui anche tanta parte della cultura cattolica si impegnava a gettare fango sul mondo moderno, nella Fuci di Montini e di Righetti si insegnava che la modernità, prima che essere condannata, andava compresa in profondità. E questa è stata una delle ragioni per le quali quella generazione riuscì a formarsi appunto una coscienza e una spina dorsale che l'accompagnerà nel momento in cui, dopo la guerra, diventerà la classe dirigente del paese. La Fuci è dichiarata sciolta dal vice commissario di polizia di Sant'Eustachio a Roma, dopo perquisizione fatta da agenti di polizia. Monsignor Montini, allora impegnato presso la Segreteria di Stato Vaticana, nonché assistente della Fuci, la Federazione degli Universitari Cattolici, descrive uno degli atti persecutori del regime nei confronti delle organizzazioni cattoliche. Siamo nel 1931, anno in cui scoppia chiaramente il conflitto fra Chiesa e fascismo. Leggeremo poi in Don Sturzo, che definisce questi anni come anni in cui crolla l'illusione in cui si vedeva possibile una cattolicizzazione del movimento fascista. Sono anni difficili per la Federazione.
gli incontri di primavera vengono interrotti e così la presidenza di allora decide di indire un'assemblea federale allo scopo di fare fronte comune su quelle che sono le ingerenze che il movimento fascista sta compiendo nei confronti della federazione. Le violenze riprendono però molto presto. Il 20 maggio il gruppo Fuci Roma La Sapienza subisce delle violenze, a seguito delle quali i carabinieri sono obbligati a tutelare il perimetro della sede, la dirigenza della Fuci viene scortata, il presidente Gino Righetti sempre viene accompagnato da una guardia del corpo ovunque si sposti. L'impegno di contrasto alla federazione da parte del fascismo è anche di tipo culturale. I GUF, gruppi universitari fascisti, sono attivi all'interno dei licei allo scopo di impedire ai giovani studenti liceali di continuare il proprio impegno culturale in federazione durante gli anni universitari. Sono questi anni difficili che però vedono una figura molto importante per la federazione, l'allora assistente ecclesiastico nazionale Giovanni Battista Montini. Montini propone alla federazione una vera e propria idea di università, uno spazio da abitare, in cui crescere e raggiungere la maturità intellettuale, valorizzando però il senso critico. Sarà proprio questo senso critico un valore molto importante per i fucini per leggere la realtà sociale, una realtà complessa, e così allontanarsi dalla massa. Quando Giovanni Battista Montini termina il suo incarico nel 1933, è quindi un anno difficile per la federazione, unitamente all'indebolimento del Consiglio nazionale. Questi due fattori mettono a dura prova la federazione, prova che però viene superata grazie all'impegno degli allora vice assistenti ecclesiastici nazionali Don Guano e Don Costa, e anche grazie all'impegno dell'assistente ecclesiastico che ha succeduto a Montini, Monsignore Nichini. Iniziano così gli anni della guerra, gli anni della resistenza, a cui la federazione partecipa ampiamente. In proporzione, i giovani della Federazione Universitaria Cattolica Italiana partecipano in maggior numero rispetto alle altre associazioni cattoliche. È in questo periodo che si va creando un'idea di democrazia, una democrazia che si fonda sulla partecipazione di tutti alle sorti della comunità nazionale. Non è facile però vivere questo impegno, che i giovani vivono divisi fra il desiderio di azione e la problematicità del ricorso alla violenza. Lo sforzo di liberazione si compie su ogni fronte. Particolare è l'ambito dei lager, in cui molti giovani della federazione vengono internati. La loro numerosa presenza è tale che vengono a costituirsi gruppi fuci all'interno dei campi di internamento. Al termine della guerra e con la ripresa della vita politica, molti di quei giovani che si erano formati attorno a quel particolare concetto di democrazia partecipata, attivamente costruita, decidono di portare avanti il loro impegno. Si va a costituire la Democrazia Cristiana e sono ben 35 i fucini che vanno a partecipare ai lavori dell'Assemblea Costituente. Uno di questi giovani è Aldo Moro, già presidente nazionale durante gli anni della guerra, che durante questo periodo matura quell'idea di politica rivolta al bene comune e mai a danno dell'uomo. Finita la guerra e dagli inizi degli anni 50 si avvia il processo di ripresa socio-economica, processo che mette in forte crisi il sistema di valori precedente e si va così creando una frattura fra vita quotidiana, scelta di fede e cultura. Assistente ecclesiastico nazionale di questi anni è Franco Costa, che stabilendo il primato spirituale getta le basi per la scelta religiosa post-conciliare, che farà da linea guida per l'impegno cattolico all'interno della società degli anni a venire. Questo centro cattolico romano nessuno è in via di principio irraggiungibile. In linea di principio tutti possono e debbono essere raggiunti. Il concilio e il dopo concilio, siamo negli anni 62, 67, 68, il primo dopo concilio, è una stagione felice per la Fuci dal punto di vista sia ecclesiale che politico. Questa stagione non dura tantissimo, appunto 5 anni, perché con le turbulenze del movimento studentesco arriva anche la contestazione ecclesiale, e tra la felicità di incontro del rinnovamento conciliare con le attese di riforma della Chiesa e della società che c'erano storicamente nella Fuci, da questa felice stagione si passa a una stagione di conflitto, dove anche nell'ambiente fucino si inizia a prendere una posizione di dura rivolta politica studentesca
sociale e anche contestazione ecclesiale. Basti pensare che nella Chiesa molti personaggi venuti dalla Fuci avevano operato per il rinnovamento conciliare, erano stati precursori del concilio. Basti pensare a Guano e Costa come vescovi, ma alla figura stessa di Montini, naturalmente, il Papa Fucino, che arriva appunto nel 63 e fino al 67 ha una stagione, 4 anni, di luna di miele con le riforme conciliari. Arriva poi il momento del conflitto e in questo conflitto le cose si scatenano, si complicano. Ricerca, che è la nuova serie di Azione Fucina, la rivista della Fuci si chiamava Azione Fucina, nome un po' ottocentesco direi, era diventata Ricerca nel primo dopoguerra e quando io inizio a far parte dell'equipe nazionale e sono redattore di Ricerca nel 67, 68, 69, è un quindicinale, quindi produce molto, scrive molto, pubblica molto anche di attualità, non solo di riflessione e di approfondimento. Entrano tutti i temi della contestazione, l'isolotto, le cattedrali occupate e anche la contestazione del Papa. Ricordo un incontro con Paolo VI della Presidenza Nazionale della Fuci che fu preparato in una condizione, doveva essere il 69, molto tesa. Il Papa ci accolse benissimo, fu paterno, colloquiale, incoraggiante, ma quelli che avevano preparato l'incontro avevano grandissimi timori. I nostri assistenti erano pieni di spavento per quello che potevamo dire noi, per come poteva reagire il Papa. Era intervenuta questa situazione di forte conflitto. Io, ripensando a quella stagione, ho avuto questa impressione a doppia partita. Per quello che riguarda la Chiesa, credo, ho l'impressione che avevamo un atteggiamento oggi difendibile, oggi d'attualità. Quello che fa Papa Francesco, che riprende, vuole la fedeltà forte al Concilio, si richiama a Papa Giovanni, a Paolo VI, quello che dice di servizio all'uomo, di dialogo con l'umanità circostante, era nelle nostre corde, lo sostenevamo allora. Ricordo una gita che facemmo a Barbiana e un servizio speciale su Ricerca poco dopo la morte di Don Milani, in cui la nostra valutazione del profeta Don Milani era molto simile a quella che ha dato Papa Francesco l'anno scorso quando è andato a Barbiana. Invece, per la politica, io trovo che le cose non hanno questa tenuta. Trovo che quello che scrivevamo allora sulla scelta di campo a fianco della classe operaia, sulla lotta di classe, usavamo questo linguaggio marxisteggiante che veniva dal movimento studentesco in cui eravamo coinvolti, questo trovo che sia fuori epoca, non sia proponibile in alcun modo. E allora il ragionamento è così. Sulla Chiesa eravamo più preparati, avevamo radici profonde, le avevamo assimilate. Non c'era stata rottura pedagogica. Sulla politica invece eravamo improvvisatori, c'era stata una rottura. La Fuci era stata prima democristiana, poi a partire dalla metà degli anni 60 supera il collateralismo, non è più democristiana, diventa sinistrosa, vagante e improvvisante e dice delle cose che oggi non sarebbero più attuali. Quindi si può anche andare avanti con grande decisione, ma quando si hanno basi solide e bene assimilate, altrimenti si va all'avventura. A
partire dagli anni Ottanta l'impegno sociale e politico della FUCI diventa concreto. Sono questi gli anni dei congressi in cui si matura l'idea e la voglia di riformare le istituzioni. Questo poi diventerà realtà con il referendum dei primi anni 90. È proprio negli anni 90 che festeggiamo i nostri primi 100 anni di storia. 100 anni di storia di ricerca, di passione per lo studio, la formazione, l'impegno sociale e politico. Continuiamo oggi a camminare ancora insieme. La FUCI è una bella esperienza di vita universitaria, è una testimonianza di fede nei luoghi in cui siamo chiamati a vivere. È un cammino di crescita in cui giovani universitari cattolici possono formarsi ed informarsi, possono maturare una coscienza, assumere uno sguardo sulla realtà. La FUCI è ancora un pugno di studenti che tanto vivono, tanto comprendono e tanto amano l'università, come ci ha sempre amati definire Papa Montini, che oggi abbiamo il piacere e la gioia di celebrare come San Paolo VI. Continuiamo oggi a camminare insieme. È importante per noi riscoprire la storia del passato, guardarci indietro, le nostre radici. Questo definisce oggi chi siamo e come vogliamo continuare a camminare insieme, come testimoni autentici di fede e come servitori della Chiesa e di Dio.